Questa mattina ci siamo svegliati e, come accade sempre negli ultimi tempi, siamo 7 miliardi di persone, un numero davvero elevato. Forse dovremmo porci qualche domanda, perché siamo molto probabilmente una delle ultime generazioni che può farlo. Come ad esempio questa. Che cos'è il cibo? Il cibo è qualcosa di molto naturale. Tutti noi abbiamo avuto a che fare col cibo fin dal primo giorno, quando siamo nati, e continuiamo a averci a che fare. All'inizio è stato il latte. La nostra mamma ci dava dei nutrienti, ma all'inizio ci dava anche anticorpi per fortificarci. Andava tutto meravigliosamente bene i primi mesi. Poi il dramma. Alcuni di noi ne portano ancora il segno oggi. Lo svezzamento, le pappe verdi, rosse, la frutta, la verdura, la carne, il pesce, cibi sconosciuti, sapori che non riuscivamo a gestire, il disgusto. E allora ecco che la nostra mamma ha iniziato a utilizzare delle molecole magiche, come il sale, come lo zucchero. Noi amiamo il dolce, perché in natura ci ricorda l'energia. Diffidiamo invece dell'acido, può essere un veleno. Non sono molte le generazioni oltre a noi che hanno messo in bocca delle compresse di acido ascorbico, vitamine. Il cibo che cos'è? Se lo chiediamo a un nutrizionista ci parla di nutrienti, proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali, acqua. Questi i nutrienti. Se lo chiediamo a uno chef ci parla di ingredienti, ci parla di metodiche di cottura. Lo chiediamo a un medico, prevenzione, cura, antiossidanti. Il medico. Medico e chef condividono una stessa cosa, la ricetta. Ricetta per fare un cibo, ricetta per curare. Il cibo è davvero cambiato. Questo è un libro che mia nonna mi regalò nel 1972, il manuale di Nonna Papera. Qualcuno ha riso, ma le nonne meritano rispetto, perché hanno insegnato alle nostre mamme come si cucina, hanno tramandato le ricette. E il clou la nostra nonna lo dava nella merenda, la torta della nonna. La vedete qui dietro di me, 7 ingredienti, tutti naturali, forte la nonna. Il problema oggi è che non cucina più la nonna, cucinano le aziende, le industrie, e la nostra torta è avvolta nella plastica, nel cellophane, e poi sopra del cartone. E prima di mangiarla dobbiamo pagarla. Dalla nonna era gratis, anzi ci dava anche la mancia. Vedete che la torta è diventata di 25 ingredienti. Il latte è sparito, c'è l'acqua. Ci sono degli ingredienti evidenziati in nero, perché sono buoni, perché sono gli ingredienti della tradizione. No, perché sono ingredienti potenzialmente pericolosi, allergeni. Il rosso, invece, è quello che sono gli ingredienti della tradizione, gli ingredienti che noi oggi assumiamo praticamente sempre. Abbiamo cambiato la torta della nonna. Ma il problema è che non abbiamo cambiato solo la torta. Qualcuno, e non ho ancora capito chi, ha pensato di cambiare anche come nutrire gli animali. Oggi gli animali sono per lo più d'allevamento e i pesci mangiano la soia. È inutile che io vi dica che il pesce sta sott'acqua e la soia sta nel campo. I polli mangiano i lombrichi. No, non più. Il pollo mangia farina di pesce. Qualcuno ha pensato di dare ai bovini ruminanti, il rumine è un apparato particolare, delle carcasse di animali, del sangue rappreso. Poi abbiamo fatto una legge per vietare questo, ma non perché stava male il bovino, stavamo male noi, ci ammalavamo. Oggi abbiamo un grande problema con il cibo, e non è solo un problema che è cambiato, è un problema anche di distribuzione. Chi troppo e chi troppo poco. 800 milioni di persone hanno un accesso al cibo molto difficile, sono denutriti.
Il paradosso è che si tratta per la massima parte di farmer, di agricoltori. E l'altro paradosso è che noi chiamiamo mangime quello che in realtà è cibo, come ad esempio la soia. Chi troppo, invece, perché dall'altra parte abbiamo 2 miliardi e 200 milioni di persone in eccesso di peso, che soffrono di malattie metaboliche, come il diabete, come il colesterolo. Negli ultimi 40 anni tutti noi siamo aumentati di 6 kg di peso, e non si tratta di muscoli, ma si tratta di grasso. Ovviamente, come ho detto prima, abbiamo cambiato il cibo. Noi oggi, quando parliamo di carne, non parliamo più della fettina, parliamo di carne trasformata, lavorata, come gli hamburger, le salsicce. Bastano 50 grammi al giorno di questo tipo di prodotto per elevare del 18% la possibilità di contrarre un cancro al colon. L'eccesso di cibo quindi ci sta facendo male, ma questo eccesso continuerà per molto? No, perché presto saremo in 9 miliardi di persone. L'agricoltura dovrebbe aumentare del 70%, invece è atteso un decremento dell'8% a causa del cambiamento climatico, i famosi 2 gradi di aumento climatico che non dovremmo superare. Il cibo ha un'impronta ecologica e sempre quel qualcuno che non riusciamo a individuare ha scelto gli animali sbagliati, i bovini, i suini, cattivi trasformatori, animali che richiedono molto in termini di suolo, di energia, di acqua, emettono gas serra. A livello di trasformazione dobbiamo dare 10 kg di vegetale, di mangime o se volete di carcasse per ottenere un chilo di carne da un bovino. Il suino fa meglio, si avvicina ai 5, il pollo scende sotto i 5, ma non siamo ancora 1-1 e potremmo arrivarci a 1-1. Vedete questa slide? Il cambiamento, la dieta cambia il cibo, cambia l'impronta ecologica. La dieta è importante perché non saremo solo 9 miliardi di persone, ma oggi 3 miliardi di persone hanno già cambiato la dieta. Cambiare la dieta vuol dire non amare più tanto il riso e i legumi, ma volere più carne. E la carne può creare un problema di sostenibilità perché non abbiamo carne per tutti. Non solo le nostre nonne erano brave perché in termini di dieta consigliavano mangiare un po' di tutto, c'era già il concetto di porzione e di rotazione dei nutrienti, ma non cito più le nonne perché anche i nonni erano bravi. E quando coltivavano il riso ci mettevano anche i pesci dentro, in modo che quando raccoglievi il riso avevi anche il pesce. Ma non solo i pesci, c'erano le rane. Quando friggevano, ad esempio nel Lodigiano, qualcuno friggeva anche le libellule. Le libellule. Ma le libellule sono insetti. Dovremmo mica mangiare gli insetti. Chi può dire una cosa di questo genere? Lo dice la FAO. Per la FAO gli insetti sono buoni per il mondo, buoni per la salute e buoni per i piccoli farmer. Ma cosa sono gli insetti? Gli insetti sono artropodi, esoscheletro esterno, come la ragosta, il granchio, i gamberetti. Ma perché dovremmo mangiarli? La FAO è andata in giro per il mondo a chiederlo. Il 70% delle persone ha risposto perché sono buoni. E già, esoscheletro esterno, gamberetti, buona la ragosta. È andata in giro a chiederlo per il mondo. Chissà quante persone saranno nel mondo che si cibano di insetti. 2 miliardi. Siamo 7, 2 miliardi utilizzano insetti. In 50 paesi sparsi. Non sono pochi. Gli insetti, però paesi molto lontani da noi, ovviamente. Noi non abbiamo mai avuto nulla a che fare con gli insetti. Però li ritroviamo nella Bibbia. Si possono utilizzare alcuni animali non impuri, come i grilli, come le cavallette. Gli antichi romani utilizzavano dei coleotteri per fortificare i loro brodi. Romani forti, impero romano, guerrieri, avevano bisogno di proteine. L'insetto è ricco di proteine, loro lo sapevano già.
Poi c'è stato un personaggio, avuto mi sembra qualche idea buona, si chiamava Leonardo da Vinci, ha scritto anche un manuale di cucina, un po' come il manuale di Nonna Papera, e ha inserito gli insetti, i bruchi, le api, i grilli. Vicino a noi, nel tempo, nel 1920 l'Italia era il secondo paese al mondo nella produzione del bacco da seta, 220 stabilimenti. Il bacco da seta, il bozzolo, si ottengono quasi un chilometro di filo da questo e all'interno c'è una piccola larva. Ma chi mangia il bacco da seta? Abbiamo avuto Expo, un'associazione ha pensato di portare uno dei più famosi formaggi saltellanti della nostra tradizione in Expo, il Casu Marzu, un formaggio sardo, lavorato dalle larve delle mosche. Expo è stato forte perché bastava fare una decina di metri per cambiare nazione, per cambiare usanze, per cambiare cibo. In Expo io sono stato anche, grazie al CNR, fatto un convegno molto bello, Cibo del Futuro. A fianco a me, responsabile del padiglione cinese, mi ha detto, ma voi che avete la cultura, il Made in Italy, per voi che cos'è il cibo del futuro? E io ho risposto come da programma, alghe, meduse e insetti. Lui è scoppiato a ridere, ha detto, ma questo è il cibo della nostra tradizione, l'Expo. Expo, per chi è andato, c'era il Belgio, 12 insetti, 12 profili nutrizionali. C'era l'Olanda che faceva gli hamburger a base di grilli, poi ha dovuto smettere, perché la legislazione nostra non lo prevede ancora, seppure in Europa, Belgio, Francia, Olanda, Inghilterra utilizzano già questo tipo di matrice alimentare. Ovviamente io come ricercatore mi occupo di matrici alimentari, mi interessa poco se è una medusa, se è un bovino, se è un gamberetto o suo cugino grillo, mi interessa che cosa contiene. Ma non è solo che cosa contiene, perché non è pensabile per noi, Made in Italy, cultura, tradizione, mettere un insetto in bocca o nel piatto. Allora, sotto Natale, al Parco Scientifico di Lodi, dove lavoro, ci è venuta un'idea. Ma perché non utilizziamo una farina particolare e facciamo un prodotto che noi sappiamo fare molto bene? Questo non è un panettone e non è neanche un pandoro. È il pan seta, il primo panettone al mondo fatto con farina da bacco da seta. Ed è un panettone non solo ecologico, perché la piccola larva verrebbe buttata via e stiamo buttando via un 60% di proteine, ma soprattutto è un panettone con un profilo nutrizionale migliorato, più proteine. Non è facile. Non è facile farlo perché il panettone è un prodotto made in Italy, deve lievitare 3 giorni, non è un biscotto. È qualcosa di molto più difficile. E allora io devo ringraziare lo chef patissier Jacopo, che è un amico, per averlo realizzato, e ringrazio voi per avermi ascoltato.